Ale. Non si può fare a meno del reale, del suo starci di fronte e non essere disponibile a negoziare. Sia quello che sia, ci rende felici o infelici. È qualcosa che resiste o insiste, ora e sempre, come un fatto che non sopporta di essere ridotto a interpretazione, come un reale che non ha voglia di svaporare il reality. Questo, senza il gatto, è l'esergo in copertina del filosofo Maurizio Ferraris, Manifesto del Nuovo Realismo, la terza, Roma-Bari, 2012. In breve, Ferraris distingue tra antirealismo, come ermeneutica, postmodernismo, svolta linguistica, e realismo, ontologia, scienze cognitive, estetica come teoria della percezione. Il nuovo realismo non è una teoria migliore o peggiore del nominalismo, ma è proposta come fotografia di uno stato di cose che emerge al tramonto storico come un altro stato di cose che è stato chiamato appunto postmodernismo. Ecco i tratti del nuovo realismo, estetica come teoria della sensibilità, ontologia naturale come teoria dell'inemendabilità e ontologia sociale come teoria della documentalità, teoria delle iscrizioni. Nessuna grammatologia derridiana. L'elemento non è socialmente costruito dal gioco infinito delle interpretazioni, non è connotativo, è denotativo come power of mind, secondo Peirce. Dice Ferraris, formatosi con Gianni Vattimo e poi con Jacques Derrida, prendendo una svolta oggettiva rispetto alla semiosi infinita, che l'oggettività è realtà, considerate dall'ermeneutica radicale come principi di violenza e di sopraffazione, sono di fatto la sola tutela nei confronti dell'arbitrio. L'arbitrio, per Ferraris, verrebbe dal dominio di alcune interpretazioni su altre, e proprio perché tutto sarebbe interpretabile. Questa ipotesi è quella che ha portato Umberto Eco alla strenue difesa della comunità degli interpreti contro le interpretazioni erronee, una cosa che Giustiniano aveva fatto in modo imperiale tra il V e il VI secolo, estromettendo le interpretazioni rabbiniche bollate di insensate. Maurizio Ferraris prima analizza le teorie e gli esiti del postmodernismo e poi tratteggia il suo nuovo realismo. Ecco i due dogmi del postmoderno: che tutta la realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la verità sia una nozione inutile perché la solidarietà è più importante dell'oggettività. Forse qui c'è un riferimento alle politiche dell'amicizia di Jacques Derrida. La nota frase è di Nietzsche: non ci sono fatti ma solo interpretazioni. Al posto di spronare la lettura di ciascuna interpretazione, avrebbe per Ferraris portato al monopolio delle interpretazioni e dalla questione marxiana dei proprietari dei mezzi di produzione si è passati a quella dei proprietari dei mezzi di
di comunicazione e, ancor più precisamente, dei mezzi di interpretazione. Allora, l'ontologia, lo stato delle cose che esisterebbe indipendentemente dalla sua interpretazione, diviene un nuovo positivismo politico dopo la rivoluzione negativa del postmoderno. Verrebbe riaffermato il fatto contro la sua interpretazione. Ovviamente Ferraris ricusa per il suo nuovo realismo la nozione arcaica di positivismo. Eppure, sia il fatto che la sua interpretazione sono negazioni dell'atto di parola, che è insemiotizzabile e inontologizzabile, che è un'acquisizione dell'esperienza psicanalitica e anche documentale nel senso stesso in cui impiega questo termine Maurizio Ferraris. L'atto di parola richiede la sua scienza, la psicanalisi, non è un atto linguistico infinitamente interpretabile. C'è il tempo e c'è la conclusione. Nella psicanalisi c'è l'interpretazione ed è costitutiva dell'equivoco e della contraddizione. Tutt'altra via dalla filosofia che non tollera la contraddizione e mira all'univoco, alla metafrase, molto più nota col nome di universo. Nominalismo e realismo, vecchi e nuovi, sono credenze filosofiche contro la parola, contro la sua logica e la sua procedura, né la semiosi infinita di Derrida, né i limiti dell'interpretazione di Eco, né il minimo costo ontologico di Quine. Il realismo e l'antirealismo sono senza la parola, senza l'inconscio, senza il numero. In tal senso sono anche due numerologie, danno proprio i numeri. E i risultati si giocano al lotto delle carriere universitarie, questione più accentuata negli States che in Italia. Sono credenze, ovvero crediti, questo è l'etimo di credenza, fatti su ipotesi di lettura, e proprio perché cercano entrambe di screditarsi, entrambe sono vuote, sebbene sferaglino nelle arene del consenso, della società di riempimento che teme il vuoto senza nome. Del resto, il ragionamento di Ferraris, che attribuisce al primato dell'interpretazione i guai della vita sociale planetaria, ovvero il dominio della più forte ragione interpretativa con le sue guerre e i suoi massacri, si può anche fare con l'ontologia nelle sue varie declinazioni del filosofo. Oggi la ragione globale dominante e opprimente sarebbe appannaggio dell'ontologia dei più forti, di coloro che farebbero passare come oggettiva la loro posizione. Non è a questo livello che si gioca l'analisi del realismo e dell'antirealismo. Assistiamo forse e semplicemente a una contesa filosofica universitaria tra un maestro e un suo ex allievo, che non ha la forza del dispositivo di Burkhard Nietzsche. Entrambi, Vattimo e Ferraris, hanno preferito essere professori a Torino piuttosto che essere Dio. Forse non c'è la controversia attuale, come è inesistente la querelle des universaux, la questione degli universali, e si tratta di un duello tra apparati i gruppi di pressione universitaria, di spartizione convenzionale e anticonvenzionale del potere. Per fortuna, dall'analisi incrociata di Ferraris con Vattimo e di Vattimo con Ferraris ci sono elementi di lettura interessanti. Infatti, l'analisi del postmodernismo che fa Ferraris è interessante, come interessante l'analisi del realismo, del nuovo realismo fatta da Vattimo. Ma sono anche la prosecuzione di un'antica impasse, quella del nominalismo e del realismo, che hanno entrambi di fronte la realtà e non il reale,
qualcosa che si elabora solo con Lacan e Verdiglione, e non solo il realismo è la negazione del reale per una realtà su cui impera, ma per le stesse ragioni il nominalismo è senza la logica della nominazione, che si fa strada sempre tra Lacan e Verdiglione. Riprendiamo il lavoro di Ferraris che qualifica il postmoderno con tre termini: ironizzazione, desublimazione, deoggettivazione. Ironizzazione delle virgolette, desublimazione della ragione verso il desiderio da liberare, il riferimento in particolare a Deleuze e Guattari e la loro rivoluzione desiderante, e deoggettivazione dei fatti. Radicalismo disperato quello di Nietzsche, il prevalere degli schemi concettuali sul mondo, ma dovremmo anche dire la sua ironia divina, non esente dall'abbraccio del superuomo col cavallo, la sua dedogmatizzazione del cristianesimo. L'analisi del postmodernismo che fa Maurizio Ferraris dà un contributo molto interessante sulle ragioni per cui un pensatore di destra diventa un ideologo della sinistra. Noi abbiamo trovato queste ragioni nel testo di Heidegger e quelle extratestuali che trova Ferraris sono altrettanto e anche più vere. La forza di una sua breve nota a quella del lavoro di Emmanuel Faye, che dedica 500 pagine sulle ragioni testuali ed extratestuali del nazismo di Heidegger. È notevole l'assenza di fascino che ha Maurizio Ferraris rispetto all'opera di Martin Heidegger, che se non erro tra l'altro è l'autore su cui ha fatto la tesi di laurea uno dei suoi primi libri, Gianni Vattimo. Ferraris qualifica Heidegger rispetto al postmodernismo di resistente antimetafisico. Per accennare al modo in cui l'ideologia di sinistra lo ha accolto. E sul termine resistente poggia la differenza tra la qualità e l'istanza della resistenza, e la resistenza invece come principio, ideologia e infine mentalità e luogo comune. L'uso che fanno la destra e la sinistra del desiderio non intacca la struttura linguistica originaria del desiderio, che è indistruttibile. Si tratta, in entrambi i casi, di desideri invece distruttibili, quindi negazioni del desiderio e dello sguardo a favore del punto di vista personale e/o sociale. Intendiamo con questo dire che forse è una disputa, in buona parte, personale, questa tra realismo e antirealismo a Torino. Al posto della rivoluzione desiderante, la restaurazione desiderante, il capo che desidera per tutto il popolo le stesse cose, gli stessi soldi e le stesse puttane. In questo circolo vizioso in cui il popolo desidera quello che desidera il capo, si compie il cemento delle perversioni del male analizzate da ogni forma di sapere, oggi anche rispetto alle istituzioni totalizzanti, se non totalitarie, della finanza globale. E contro questo non mi pare che diano frutti la teoria dell'antirealismo o costruzionismo e la teoria del realismo e nuovo realismo. La rivista del Nuovo realismo l'aveva forse già fatta in Francia lo scrittore Philippe Sollers, tel quel, tale e quale. Questo è il fatto e la sua logica. Mentre il realitismo, che è un neologismo, di cui parla Ferraris, c'è già in Freud, è il romanzo familiare del nevrotico, ripreso poi dalla teoria dello storytelling. Ma c'è già in Platone, nel suo invito a immaginare gli uomini prigionieri di una caverna.
E c'è ancora prima, nella Bibbia, il realitismo è quello del vitello d'oro. Si trova già nelle questioni poste dalle 10 parole, nel cristianesimo i 10 comandamenti. Non ti farai immagine, e se te la fai, ecco l'idolo. Il realitismo, l'opera dello storytelling. Certo, il postmodernismo è anche un antirealismo magico, che in mano ai potentati della terra è più magia nera che bianca, ma la stessa cosa vale anche per il realismo magico, bianco o nero. Ferraris sprona il ritorno alla percezione come zoccolo duro rispetto alla percezione segno della psicanalisi e al segno della semiotica, sino al supplemento del segno del decostruzionismo. Chi percepisce il reale? Il reale è il muro della parola. Per Lacan è l'impossibile, come ciò che non è a portata di nessun possibilismo. Tale è anche il reale inemendabile di Ferraris, ma spesso per l'autore si tratta della realtà e non del reale, e non è ancora la realtà intellettuale, ma la realtà convenzionale, quella che tra l'altro cerca di indagare in una semiosi infinita il postmodernismo. D'accordo? Il reale e il pragma sono aspetti della finestra della parola. La porta della parola è l'apertura, il due, l'inconciliabile. La stanza della parola è l'arca, la nave del nostro viaggio intellettuale. Il postmodernismo è il tentativo di entrare nella parola dal muro. Ecco perché insiste sulla mitologia dell'accesso. E non ce l'ha quasi, no? Come in Derrida, in cui la scena della scrittura è persa e lo scrivere di ciascuno non può che essere un supplemento. Il realismo, invece, è da sempre dentro il muro, che quando va bene ha la forma della caverna. E quante e quali cose ci sono nella caverna del ritorno e del rilancio dell'ontologia come scienza dell'essere, della molteplicità degli oggetti, anche sociali. Ontologia, detto in breve da Ferraris, quello che c'è. Epistemologia, quello che si sa di quello che c'è. Quello che sovrasta quello che c'è. Entrambi, realismo e antirealismo, inseguono la logica della distinzione, per distinguere tra sogno e realtà, tra scienza e magia, tra corpo e scena, tra mente e cervello e anche tra nominalismo e realismo. Tra l'infallibilità del Papa, pensiero forte, e il contrito fallibilismo di Peirce, pensiero debole, non c'è da scegliere. Il falsus, il passo falso, sta nell'lapsus, e si chiama anche sintomo. E come Lacan abbraccia il compromesso con il sintomo, nel senso che non sa sbarazzarsene, per un impasse nella sua lettura, così Ferraris propone un'agenda di pace perpetua tra costruttivismo e realismo. Ma il percetto incombe, non dà pace né ai realisti né agli antirealisti. Quello che percepiamo è inemendabile, e così la cosiddetta percezione sociale. C'è la percezione, c'è la conversazione, c'è la narrazione, la lettura, la scrittura. Non c'è semplicemente la percezione attorno alla quale sembra giocarsi appunto il destino di queste due pseudologiche che sono il nominalismo e il realismo. Tra l'altro, il realismo non è l'accettazione dello stato di cose esistente, come il costruttivismo non è.
l'accettazione di qualsiasi costruzione. Ferraris distingue tra oggetti naturali, oggetti sociali, oggetti ideali, e la parola, e l'inconscio, e l'oggetto della pulsione, che dà oggi il suo statuto agli oggetti. La mente, come una tabula rasa delle iscrizioni personali, familiari e sociali. L'uomo è, per Ferraris, un animale dotato di iscrizioni, è un animale iscritto, un animale istituito. E la scrittura dell'esperienza rispetto a queste iscrizioni, appunto ontologiche, come si pone? Il decostruzionismo accetta la deriva del sapere e non ha più bisogno della verità. Il realismo accetta la verità e non ha più bisogno del sapere come effetto. Né allora pan-costruttivismo o pan-costruzionismo né pan-realismo. La costruzione è l'ipotesi abduttiva, l'ipotesi che non c'è, che non è contenuta nelle premesse logiche. E il realismo non può che congetturare, non è senza costruzione. Basta leggere quello che Ferraris scrive sull'acqua come di qualcosa da scrivere invece nell'ontologia. Rimane un quesito particolare in conclusione del libro per dirti qualcosa che non si presta né alla lettura del costruzionismo né a quella del realismo, e si chiede appunto: le specie e i sessi sono natura o cultura? Ontologia o sociologia? In tutt'altro modo potremmo dire che il costruzionismo avverte l'istanza del fare, l'istanza del pragma, e il realismo avverte l'istanza della logica, l'istanza del numero, l'istanza della radice. Ma questo lo diciamo noi, seguaci di Freud, senza essere freudiani. Occorre che se ne accorgano il costruzionismo e il realismo di quali sono, o meglio di quali siano, le loro istanze e le loro qualità. Al momento i due poli della questione possiedono entrambi due sacchi. In uno ci vanno le cose buone e nell'altro quelle cattive. Costruzionismo e antirealismo sono due piccole gnosi, l'una postmoderna e l'altra ultramoderna, entrambe fuori dalla modernità.